come il governatore Fitto, che nel precedente mandato era stato vicepresidente della regione, poi è diventato governatore. In quel momento era l'uomo più potente della Puglia, senza alcun dubbio. Trova difficoltà enormi e deve battere i pugni sul tavolo per far arrivare delle risorse nel Salento, ma voi potete pensare che gli assessori regionali che ci sono oggi possano essere in grado da non farsi fagocitare dal baricentrismo? Io no.